Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di sabato. Per quelle persone che mi seguono da un po' sanno che appunto il sabato magari faccio video un po' più piccoli e più brevi. Oggi voglio parlarvi di questo nuovo tool che ho scoperto su internet, che vi lascio appunto il link in descrizione. In descrizione trovate anche altri link che potrebbero interessarvi, come ad esempio due link a due videocorsi per imparare a sviluppare videogiochi gratuitamente, quindi i corsi sono completamente gratis, e anche un link al gruppo Facebook, dove lì trovate altri sviluppatori, grafici, musicisti. Siamo ancora una piccola community, ma ben presto saremo sempre di più. Oggi vi voglio parlare di questo nuovo sito che vi permette di creare il vostro personaggio stile RPG e possiamo modificare una serie di parametri utili appunto per personalizzarlo. La cosa bella di questo tool non è il fatto che possiamo poi personalizzare ogni singola cosa, adesso vi faccio vedere, e poi ci vengono generate davvero tantissime animazioni, tra cui walk, tra cui lo slash, lo shooter e altre animazioni, ma la cosa bella appunto è che lo sprite che verrà generato non avrà copyright e quindi potremo utilizzare per i nostri progetti, per i nostri videogiochi. In questo video vi faccio vedere appunto questo semplice tool dove possiamo appunto modificare il nostro personaggio. Ogni singolo parametro può essere modificato, ci sono alcune cose che possono essere applicabili soltanto per sesso femminile, mentre alcune soltanto per sesso maschile. Possiamo ad esempio aggiungergli una gold armor, una gold, appunto un'armatura dorata. Possiamo aggiungere appunto anche delle gold arms, quindi dei braccioli tra virgolette, delle armature per le nostre braccia dorate. Possiamo andare ad esempio a modificare il colore degli occhi e anche tanti altri parametri che in questo video non voglio andare a farvi vedere tutti, così poi magari anche voi nel gruppo Facebook potete inviare la vostra creazione. E la cosa bella qual è? Che possiamo esportare questa animazione ad esempio senza armatura, poi quando tu trovi l'armatura la raccogli, ecco qui che tu hai già l'animazione con l'armatura. Quindi la cosa figa che possiamo fare per i nostri giochi ad esempio è utilizzare poi lo stesso personaggio, quindi possiamo esportarlo ad esempio inizialmente senza nessun oggetto di sopra e poi esportare i singoli componenti. Questo è molto interessante appunto per creare un gioco RPG dove possiamo andare a modificare il nostro personaggio, ad esempio l'inventario del nostro personaggio, e graficamente si vede anche a schermo che il personaggio cambia. Possiamo andargli a mettergli le scarpe, possiamo andare a mettere che ne so un braccialetto, possiamo andargli a mettere white bow. Infatti possiamo vedere ad esempio se io faccio lo shoot, possiamo vedere che c'è l'animazione appunto con l'arco già preimpostato. Una volta che noi abbiamo personalizzato il nostro personaggio, quindi perdendo un po' più di tempo rispetto appunto a quello che sto facendo io in questo video, una volta che clicchiamo questo bottone c'è una piccola nota che ci va a dire che dobbiamo cambiare l'estensione dell'immagine che ci genera in PNG. Basta semplicemente poi rinominare il file che viene generato con .png ed ecco qui che ci viene generato il nostro sprite sheet con tutte le varie animazioni. È un tool che ve lo consiglio assolutamente per il semplice fatto che poi tutte le assets sono completamente gratuiti, quindi non abbiamo il problema di copyright, di monetizzare o no, e che comunque sono degli assets che alcune volte potrebbero servirci. È ovvio che se volessimo fare contenuti di qualità, ovviamente come molti di voi già sanno, basta semplicemente andare su ITC, uno dei tanti siti per comprare assets. Andiamo ad esempio su Game Assets e ovviamente qui troviamo degli assets molto più particolari e molto più professionali, ma alcune volte per alcuni progetti gratuiti con budget zero questi strumenti possono venire in nostro aiuto per il semplice fatto che possiamo anche personalizzare i nostri personaggi. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto questo video lascia un like. È ovvio che è un video breve, ma come molti di voi sanno faccio un video al giorno, dal lunedì alla domenica. La domenica parliamo di applicazioni in generale, durante la settimana parliamo invece di cose molto più tecniche e anche un po' di teoria, e ogni tanto è giusto portare anche contenuti di questo genere. Dimmi tu con un commento cosa ne pensi qui sotto, se ti piace l'idea di vedere ogni giorno un video riguardo lo sviluppo di videogiochi e non solo, perché questo appunto non è solo sviluppo di videogiochi, ti basta semplicemente cliccare il bottone iscriviti. Ci vediamo domani con un nuovo video, ciao!